Ben ritrovati amici sportivi per questa partita, sempre la stessa Brasile-Cina, spero abbiate visto anche gli altri replay. Ecco il Brasile che dopo, nel secondo tempo, essendo un 7-3, per la Cina ovviamente, ecco il Brasile che avanza. Viene subito un fallo da parte del Brasile, compiuto da parte della Cina. Ecco però Roberto Carlos, nonostante tutto, tira e alla faccia dei cinesi la insacca. Possiamo riguardare. Notare questo figlio, ecco, di una puttana, come si pieghi. Vai, vediamo. Questo figlio di una puttana. Che cazzo è? Che... Da notare, vai. Da notare questo, che invece che stare in barriera si piega, non so perché, è brutto figlio di una vacca. Puttana. Forse perché a 90 è la sua posizione. Forse perché voleva pigliare al culo, ma... Non si è capito bene. Non lo sapevamo ancora bene. Bisognerebbe intervistarlo. Forse Roberto Carlos. C'era il portiere cieco. Fa un cazzo, va. Ciao. Portiere cinese. Guardate da lontano. Roberto Carlos, il nano del Brasile. Guardate la rincorsa che prende. Sì, che era lontano. Era lontano, era 50 metri, 45 metri. Oh, sarà stato. Quasi. Cazzo, ma come cazzo fa a non vederla? Ma cosa c'entra? Gli arriva da... Ma guarda, qui non fa un cazzo, ma non fa niente. Figlio di puttana. Sì, va bene, basta. Va. Se troviamo un'altra ve la mettiamo. Bene, questa è il punteggio, come potete vedere è un 7-3 da parte della Cina. E comunque vi ringrazio per aver seguito anche questo replay, spero che seguiate anche i prossimi replay che faremo. Arrivederci.